Sabato 16 e domenica 17 giugno prossimi, presso il giardino del ristorante La Rusticanella Iesi, torna l'antologia enogastronomica dei sapori tipici, la 12ª edizione organizzata dai fratelli Silveri. Noi siamo con Nicola Silveri. Allora, gusti, sapori tipici marchigiani per promuovere anche l'identità di un territorio, ma non solo. Sapori tipici marchigiani, ma non solo questi. Una cosa molto importante, ingresso libero, perché vogliamo ogni anno possibilmente avere tante persone nel contesto di questa manifestazione e far sì di far conoscere tanti prodotti di eccellenza del territorio marchigiano, perché abbiamo una copertura totale del territorio marchigiano, ma non solo, perché abbiamo anche una copertura a livello nazionale con aziende che sono molto importanti, piccole aziende ma di grande qualità. Un centinaio le aziende presenti, 12 sono state riscontrate presenti in tutte le edizioni di questa antologia, insomma, che non si tira indietro anche in un momento di crisi e di difficoltà generale. Sì, un momento sicuramente molto difficile, perché se è difficile per noi che organizziamo, lo è difficile così anche per le aziende, perché fare delle fiere oggi costa. Anche se il nostro costo è molto relativo, però è molto pesante per le aziende muoversi dalla sua azienda e quindi rimanere fuori, presentare dei prodotti, consumare dei prodotti, pagare tutto quanto il resto. Sono dei costi importanti, e quindi le aziende in questo momento hanno difficoltà anche a muoversi. Io voglio ringraziare tutti quanti quelli che hanno partecipato anche quest'anno, ma un ringraziamento anche a quelli che per qualche motivo non hanno potuto partecipare. Voglio dire, noi siamo qui, li aspettiamo il prossimo anno a braccia aperte, come abbiamo sempre fatto, nella speranza che questa benedetta economia possa riprendersi anche con l'aiuto di questo settore, che è sicuramente trainante e importante. Fra i filoni di gusto di cui si parlerà, la pasta di grano duro marchigiana, l'olio extravergine d'oliva, il vino di Visciola, c'è anche un corso per i pizzaioli in corso, conclusione con il premio Mediterraneo. Conclusione con il premio Mediterraneo, conclusione con l'attestato per quanto riguarda il discorso pizzaioli. Un'altra cosa molto importante, il moscio selvatico di Portonovo, dove ci sarà degustazione continua tutti e due i giorni con delle persone che vengono appositamente per cucinare questi moscioli, il laboratorio delle paste, quindi con degustazione continua delle paste sia il sabato sia la domenica, il salumificio di Monzano per quanto riguarda il prodotto per celiaci, quindi i salumi e tutto quanto quello che concerne per celiaci, che è una cosa anche lì molto importante, perché avremo l'angolo dei celiaci e una spiegazione proprio dell'Ausworth fatto per questa cosa. Grazie poi anche all'Assam per quanto riguarda qualità Marche, con l'angolo suo per quanto riguarda le cose che la regione Marche con qualità Marche ha dato questa possibilità di poter fare. Il corso per pizzaioli è già partito, si parte con la tavola rotonda di sabato mattina sulla pasta di grano duro, poi la seduta certificata di assaggio olio extravergine d'oliva, nel pomeriggio dalle 18 la cerimonia inaugurale di questi due giorni di gusto, attesi almeno 10.000 visitatori nell'arco dei due giorni.